Il mondo romano non esisteva più. Il cristianesimo e soprattutto la Chiesa di Roma, la Chiesa cattolica, ne furono i continuatori, pur su tutt'altre basi. Nell'alto Medioevo una estesa predicazione aveva estirpato quasi definitivamente, soprattutto nelle zone rurali, gli ultimi residui del paganesimo. Il cristianesimo, grazie all'azione dei vescovi e alla diffusione del monachesimo, era diventata la religione d'Europa. L'Occidente, a differenza dell'Oriente, era diviso in numerosi stati e regioni. In un'epoca di forte disgregazione, la religione costituiva un importante fattore unitario dal punto di vista ideologico e culturale. Non stupisce, pertanto, che la Chiesa ben presto assunse un ruolo politico, riempiendo il vuoto istituzionale lasciato in Occidente dall'imperatore e dalla classe dirigente. Mentre scomparivano i grandi funzionari romani, i vescovi simboleggiavano la continuità, assumevano incarichi anche politici di controllo e governo del territorio. Il crollo dell'impero d'Occidente consegnò alla Chiesa grande libertà d'azione, poiché la sua autorità non era più limitata da quella imperiale, come accadeva invece in Oriente, e insieme un grande ruolo, quello di essere l'unica istituzione nel mondo antico capace di fronteggiare l'egemonia dei nuovi dominatori barbari. Spesso fu la Chiesa a garantire la pace e il rispetto delle popolazioni sottomesse e a porsi con la propria autorevolezza alle maggiori ingiustizie. In molte province, mal amministrate e ormai quasi abbandonate a se stesse, furono i vescovi veri governatori che organizzarono la vita civile, politica ed economica. Tra tutte le figure importanti della Chiesa in Occidente, quella del vescovo di Roma aveva goduto, a partire da Costantino, di una dignità superiore. Costantino e i suoi familiari fecero ampie donazioni alla Chiesa di Roma, alle quali si aggiunsero le donazioni dei privati che si convertivano al cristianesimo. Si trattava soprattutto di beni immobili, terreni ed edifici, che costituirono il primo importante nucleo del cosiddetto patrimonio di San Pietro, il futuro Stato del Vaticano. È in questo periodo che la Chiesa pone le basi del cosiddetto potere temporale o politico.